gradi? Dov'è? Dove è andato? Ah, eccolo qua. 22 gradi. Ho appena spento il riscaldamento. Infatti adesso inizia a scendere. Il riscaldamento dell'abitacolo qua del mio salottino. E appena spegni la temperatura inizia subito a scendere. Infatti guarda, 21.8. Avrò spento che saranno 21. Bella Madonna, 21.7. L'ho spento che sarà, guarda, 21.6, l'ho spento che saranno 3 minuti, capito? Appena lo spegni la temperatura subito si abbassa. Ho comprato le tendine e lascia da guerra, le tendine per sostituire quelle di dietro che veramente mi hanno stancato, e poi lascia da guerra perché non si sa mai, un giorno che mi incazza faccio. Vediamo la strada, adesso un pochettino in salita. Appena c'è una salita, la macchina rallenta in immediato la sua velocità. Adesso questa qua è proprio nulla, però appena la salita aumenta i suoi gradi, anche la macchina diminuisce subito la velocità. Adesso guarda, visto? Siamo in salita adesso, piccolina piccolina, però già la velocità diminuisce. Di poco, però diminuisce. Ho ancora l'alterello, resto tardi e lo toglierò. Temperatura, guarda, 20.08. Piove. Questa è la mia palestra. Alla natura. Il lago si è scongelato. La neve è sparita. Sono 3 giorni che piove. Ieri ho aperto e c'era una bella fontanella. Per questo che adesso voglio vedere come siamo messi. Vedo che già sta cadendo, attenzione, colpo di scena. La ruggine o prima o dopo deve venire fuori, indipendentemente dalle cure che gli si danno. E la ruggine deve venire fuori. Capito? Qua i punti. E qua niente. Dov'è che c'era? Ah, ecco, quello lì che è nuovo. Devo ancora mettere questo. Speriamo che ce la facciamo. Comunque dai, va bene, alla fine va tutto bene, dai. I primi tempi, ah, tra l'altro, ecco, ho visto un utente sul sito della Off-Road Germany, Watts Off-Road, ora non mi ricordo come si chiama, che appunto anche lui si lamentava della ruggine che gli era uscita nelle viti, che io queste qua le ho cambiate, nelle viti che tengono qua, e altri punti di ruggine tipo questo, no? Ecco, e anche lui che ha appena comprato la macchina si lamentava di questi dettagli, perché alla fine sono i dettagli, però e la macchina è fatta di dettagli, no? E quindi, cioè, vedi? Indipendentemente da come la tratti, c'è sempre questa ondata di colate. Vai a capire. Comunque dai, it's ok, alla fine va bene. Visto anche qua, questi qua sono nuovi,
puntini, sono puntini che però fanno la loro piccola parte. È un dato di fatto, 10 anni e vedi come si arrugginiscono questi, no? Non gli puoi fare niente, è proprio così. O la smonti e rifai tutta la pittura con l'insabbiatura, oppure te la tieni così e aspetti che arriverà il momento. Oggi mi tocca la palestra, oggi mi tocca, per forza. Natura, che bello. Una volta qua c'era un laghetto con i pesci rossi. E poi purtroppo c'è stato un problema con la tubatura e quindi si è dovuto eliminare il laghetto. Ho appena comprato la nuova ascia, la nuova accetta. No, perché questa qua che ho va bene, ma è molto pesante. Se devo fare i pezzi piccoli è un po' troppo pesante, capito? E mi fa male il gomito. Infatti questa qua pesa 1 chilo, una chilata. Questa qua invece pesa 600 grammi e quindi va molto meglio. Sì, non ha la spaccatura, no? Cioè questa, capito? Che spacca i pezzi grandi, ma a me serve per fare i pezzi più piccoli e quindi no, e quindi insomma è ok. Adesso la proviamo. Io direi eccellente, perfetta, che è ghiacciato da stamattina, perché questa qua fare i pezzi piccoli va bene se devo spaccare il pezzo più grande, ma se devo fare i pezzi piccoli questa qua è decisamente abbastanza pesante e si sente nella giuntura del gomito, capito? Ottimo, ok. Eccoci qua, panoramica del villaggio, del parco di Fresna, lì il gazebo per fare le grigliate, il parcheggio privato, zona reception, bar, ristorante e giù in fondo vicino al lago c'è un altro bar che si usa nei periodi estivi. Un'altra cosa, la palestra. Ciao, per ragazzi, continuare questa breve panoramica, qua ci sono le casette per i turisti e le colonie dei bambini che vengono a giorni a farci visita. Questo è il gazebo, laggiù c'è anche un campo per pallavolo con la spiaggia, con la sabbia. Questo è il gazebo, ne abbiamo altri due un po' più piccoli e non chiusi come questo.
va bene? Questi qua sono i bungalow, le casette. Ogni casetta, siccome il villaggio chiama Ulisse, ogni casetta ha un nome a tema, quindi Atena, Polifemo e quant'altro. Va bene, signori? Ciao.